in uno dei campi più caldi della categoria, in nuova fretta sale con i propri tifosi e quelli russi per un match in cui prevale tanto agonismo, qualche perplessità su alcune valutazioni arbitrali e tanti rumors. Gialloblu offrono ancora una volta di muratori, in avanti spazio al nuovo idolo della tifoseria Medžugorje al Baby Sartini. Dall'altra parte Casadio, Caidi, Gualandi e soprattutto Bomber Salomone non hanno bisogno di presentazioni. E proprio i Bomber di casa ad aprire i giochi. L'azione parte da un dubbio fallo su Rinaldi, numero 9, recuperata la sfera, scarica direttamente in porta. Bravo Battani nella lunga ad evitare il peggio. Fabbri dalla distanza, poco dopo cerca il gol della domenica, pallone che si spegne alla sinistra di Battani. Mai gol è nell'area, in nuova fretta vorrebbe una rimessa laterale, così non è per il direttore di gara. Pallone filtrante ad opera di Ferretti in direzione Salomone, il quale serve al centro per Troncossi che scarica il pallone nel set alla destra di Battani per l'1-0 di casa. Medžugorje e chi se no da subito da segnale di risposta, diagonale che si perde al lato, ma in nuova fretta non si perde d'animo, anzi da punizione arriva il colpo di testa di Sartini che si spegne sul palo. I gialloblu andrebbero anche gol quando Balducci inventa una traiettoria velenosa che viene spinta in porta da Medžugorje, rete annullata per un dubbio fuorigioco. Rivedendo i replay, ma è veramente difficile definirlo, se c'è è millimetrico. E prova e riprova, il gol però arriva poco dopo, ma è un capolavoro di Medžugorje, poiché quando il pallone sembrerebbe perso da terra l'attaccante trova un'incredibile traiettoria che beffa Casadio per il pari gialloblu. Gol d'applausi. Nel finale Salomone viene stoppato come conseguente tentativo di Ferretti, squadra a riposo sull'1-1. Nella ripresa Medžugorje si prova dalla distanza, pallone non molto lontano dal bersaglio. Dall'altra parte la fondo di Rava viene premiato da compagno Keita, che in area di rigore viene toccato per il penalty che Salomone decide di spedire sui cartelloni pubblicitari, con il risultato che rimane invariato sull'1-1. Lo stesso Salomone, desideroso del riscatto, si rende protagonista con un assolo che non porta all'esito sperato, mentre da un traversone proveniente dalla destra Battani, disturbato da Sole, smanaccia malamente nei piedi di Fabbri che non ne approfitta, come del resto Keita quando libero di servire al centro pennella un cross al bacio per la testa del compagno che deposita incredibilmente la sfera al lato. Radi dall'altra parte da punizione per poco non fa centro con la retroguardia di casa che si salva con affanno in corner. Dal conseguente angolo Balducci dentro l'area spara alto, mentre dall'ennesima discesa di Medžugorje nasce un nuovo vantaggio ospite. L'attaccante viene steso in area di rigore da Rava e per il direttore si tratta di penalty che lo stesso Bomber si incarica di battere e di trasformare. Casadio intuisce ma nulla può. Al 91esimo Fabbri guadagna questo corner grazie a una deviazione proprio da una punizione battuta da lui. Dalla bandierina nasce un parapiglia in area di rigore con conseguente traversione da fuori area di Fantinelli con la raccolta davanti alla porta, forse al di là della linea di gioco difensiva del Nuova Fetia ad opera di Ferretti. Per il 2-2 finale, il replay aiuta a comprendere meglio la situazione. Termina la gara tra mille contestazioni e tra l'applauso che le proprie tifoserie regalano ai protagonisti in campo.